stato durante una spensierata passeggiata che Cupido ha scagliato una delle sue frecce. E da quel giorno Francesco Moser e Mara Mosole sono diventati una cosa sola. 72 anni lui, 17 in meno lei. Lui timido e riservato, lei vulcanica ed esuberante. Ad unirli, oltre alla voglia di ricominciare a condividere i giorni e le ore, una smisurata passione per il ciclismo. Mara, infatti, oltre ad essere attualmente impegnata nell'organizzazione di eventi, ad aver accompagnato nel triathlon una ragazza non vedente ed essere presidente di una squadra che allena i bambini, è stata una campionessa italiana e mondiale, nata e cresciuta in una famiglia di ciclisti. Da sempre una sfegatata ammiratrice di Francesco Moser, uomo e professionista, negli anni in cui vinceva tutto, racconta che lui era davvero il suo idolo. E dall'ammirazione all'amore il passo è stato breve. Da principio hanno voluto proteggere la loro relazione per poi decidere di uscire allo scoperto, non avendo in fondo nulla da nascondere, essendo Francesco già separato da anni. Abbiamo purtroppo letto di questa notizia che ti sei separato con tua moglie. Una cosa che abbiamo deciso assieme e basta, è finito lì la nostra storia, insomma. Ma ci siamo lasciati senza problemi, insomma. È loro un sentimento sereno e maturo che si nutre di consapevolezze come solo chi sa esattamente in che direzione sta andando può riuscire a vivere. Tutto questo però senza tralasciare di coltivare qualche sogno nel cassetto. Mara infatti ha confessato di desiderare, non appena andrà in pensione, di fare il Giro d'Italia in bicicletta, ovviamente insieme al suo Francesco. Complimenti, complimenti. Qui dallo studio Antonella Martinelli, storico autore di Porta a Porta, Rosana Lambertucci, buongiorno. Abbiamo qualcosa in comune con lui, eh? Mi sa di sì. L'amore dopo i 70 anni, il fatto che ha detto che da soli non si sta bene quando si è grandi, condivido perfettamente. Francesco, sono felicissima per te, veramente. Beh, i sogni. Ti sentite? Buongiorno a tutti. Ciao. Insomma, Eleonora, noi siamo qui a Trento. Eleonora, davvero, pedalate e chilometri di emozione. Si sono emozionati, gli occhi sono lucidi, perché qui sono giorni in cui si festeggia il record dell'ora. 40 anni da questo record, eccolo qui. Ci sono i cimeli, c'è la mitica bici, perché era il 23 di gennaio del 1984 e quest'uomo qui in Messico stabiliva il record dell'ora. 51 chilometri e 151 metri, ma adesso c'è anche il record dell'amore. Vi siete emozionati vedendo quelle immagini? Mara, anche le lacrime arrivavano. Ma sì, perché vederci così insieme, felici, sempre sorridenti. Intanto buongiorno Eleonora, ho portato un po' di Veneto per essere solidale. Noi siamo sempre solari. E dove sei, Mara? Vero. Di Treviso. Di Treviso, mamma mia. Lovadina di Treviso adesso abito. Bene. Perdonami, tu parli bene, a me il Veneto ormai mi scivola un po'. No, io lo parlo ancora e sono orgogliosa di parlare il dialetto veneto. Padovano, però che è molto simile a quello di Treviso. Che bella che sei, sei meravigliosa. Grazie, anche voi. Allora, raccontatemi, com'è nata questa storia d'amore? Noi ci siamo conosciuti, credo, nell'84, la prima volta. Conosciuti perché lei correva, io correvo, abbiamo fatto... Lei è campionessa italiana, ricordiamole, Eleonora, la mamma. 40 anni fa. E abbiamo fatto i mondiali di Colorado Spring nell'86, che erano stati vinti da Argentin. E lei era nella squadra nazionale femminile, chiaramente, la vedevo e basta, non è che... E poi, siccome la sua famiglia hanno avuto anche... il papà è stato presidente per tanti anni della Trevigiani, mio figlio Ignazio correva con il figlio di Mara nella stessa squadra, che era la Trevigiani, e io partecipavo, andavo a vedere le corse, andavo alle presentazioni delle varie squadre, e chiaramente quell'anno che loro due correvano assieme era
un fatto un po' diverso dagli altri, perché sono stato spesso alle presentazioni, poi lì al lago dove hanno la loro attività è stato fatto anche il campionato del mondo di ciclocross, in che anno era? Mara! E tu mi Mara, dicevi che però quest'uomo per te era un mito. Mara, è io stato l'ho sempre da su... Mara! Ah, ecco. Quando è che avete deciso di mettermi no, insieme? No, io Mosè lo conoscevo da sempre. Vostra, diciamo, storia sarebbe stata una storia importante, tanto... Insomma, da arrivare ovviamente ad una separazione. Francesco va sempre... Come l'avete deciso? Francesco va sempre a tutto, il giorno che si è fermato, che ha guardato indietro, no, il giorno del Covid che si è fermato, che si è preso fiato e non ci poteva fare niente così e ci conoscevamo, abbiamo cominciato così a telefonarci, a farci un po' compagnia, perché non si poteva andare da nessuna parte. E quando abbiamo potuto riprendere le pedalate, abbiamo cominciato ad andare assieme per fare metà strada, perché ci trovavamo alle pedalate in giro per l'Italia, alle ciclostoriche, a qualche evento. Ho detto, ma perché non andiamo insieme? Tu sei da sola, io sono da solo, facciamo una macchina unica e così ci facciamo compagnia e da cosa nasce cosa. E per cui da quanto state insieme esattamente? Da quanto tempo? Dal Covid, dopo il Covid. Dopo il nostro il Covid ci ha suggellato. Tre anni e qualcosa, tre anni comunque, no, ma noi ci andavamo a fare l'eroica e l'intrepida che sono di queste gare vintage. E io la vedevo che correva, qualche volta gli ho dato anche qualche spinta in gara, perché andava un po' più piano. Ma io non sentivo dire. Però tu, Francesco, mi hai detto prima i giorni erano uguali gli uni con gli altri, adesso io con Mara conto i minuti, le ore, do valore ai secondi. Che bella no, dichiarazione. L'amore, dai, l'amore. Guarda, io sono testimone di un amore. Andiamo e partecipiamo alle manifestazioni, andiamo assieme, stiamo assieme e chiaramente ci vogliamo. Vabbè, ma Francesco, ma portala pure qualche festa ogni tanto, mica andrei sempre però alle manifestazioni sportive, ci cioè, sarà qualche festa, qualche cosa divertente, no? Qualche festa? Mara, una vita normale, non è che io vado... Ma dillo Mara. E tu non bevi? No, no, che mi cacciano via dal Veneto, scherzi. Bevo poco, bevo. No. Un pochettin, un fiantin. Quando no. Usiamo la sera, al ritorno guida sempre lei, perché lei è astemia, perciò siamo tranquilli. Antonella e Rosanna. No, perché io ho avuto un papà che a 72 anni ha detto, era rimasto vedovo da un anno, ha detto vado a fare gli esercizi spirituali. Ho detto beh, se sono spirituali valli a fare. È tornato con la prima fidanzata, si è sposato e sono stati 18 anni insieme. Adesso lei riposa e vicino ha il marito e la fotografia di papà. È stato un matrimonio felicissimo, perché lei aveva tutte le caratteristiche che non aveva mia mamma, quindi lui ha avuto tutto dalla vita. Ma quindi il matrimonio dopo si è separare, e ha superato l'egoismo dei figli, perché mio fratello non voleva. Penso che questo si può separare, cioè si può rinnamorare ovviamente nel rispetto delle, certo, delle persone. No, ma poi penso che questo per Francesco sia un momento veramente bello, perché lui è un uomo molto molto solido, quindi se ha fatto questa scelta dopo ovviamente il fatto di essersi separato dalla moglie, ma anche quello in modo sereno, perché non c'è stato nessun tipo di contrasto. Ecco, beh, io però... Francesco, ti devo fare tanti auguri, sai perché? Perché in qualche modo, quando ho letto la tua vicenda, mi ha fatto pensare un pochino anche alla mia, perché anche io mi sono legata da poco tempo, dopo tanti anni, e ti devo dire che a questa età si apprezza molto di più tutto quello che si può avere dal punto di vista affettivo. Ti faccio tutti gli auguri veramente più affettuosi. Perché, auguri, Francesco. So, in genere sono i figli che bloccano queste unioni. Come l'ha presa? Ma come l'ha presa, Ignazio? Ieri Francesco. C'era... No, ma noi non abbiamo questi problemi, no. Ecco, bravo. Invece in genere è così. Ho detto che correva col figlio di Mara... E si conoscevano... E poi condividono la bicicletta loro, che è una cosa che li unirà per sempre. Io vivo qui a Trento, lei ancora lavora e durante la settimana sta a Treviso e poi
qualche volta vado giù anch'io, ma il più delle volte lei viene qui perché qui abbiamo la casa più grande, sogno. Poi qui possiamo andare in bici sulla ciclabile, abbiamo, adesso d'inverno andiamo anche a sciare perché è un po' freddo andare in bici in questi giorni, fra voi non due, è consigliabile. Chi è il più bravo fra voi due a sciare, Mara? Ma che domande fai? Lui? Bravo, lui è bello, lui, il vino buono è suo, è tutto lui. Ma no, ma lei ha sciato molto poco. Ci sta qua a Trento perché ci sono molte più cose da fare, lui ha robe più in giro da incasinate da mettere a posto. Ma lo devi portare in Veneto. No, viene, ma si annoia perché là a Treviso non ha niente da fare. Gli facciamo tagliare tutta l'erba del lago. Vabbè, c'ho anch'io a Padova, ho altre cose da fare, se vuol venire, c'è il giardino da sistemare. Va bene, allora guarda Francesco... Fai la lista che non li facciamo... Sì, ho una lunga lista da fare, guarda. No, voglio mandare questa copertina per te, Francesco. C'è da fare per tutti, è meglio... So che ci tieni tanto. C'è un grande record, 40 anni, 40 anni da raccontare, guardate. Una celebrazione del nostro papà, del nostro nonno, del nostro fratello. Bravissimo, carriera di ciclista, 40 anni dal record dell'ora, Città del Messico, era il 18 gennaio 1984, oggi il 22, ma insomma più o meno lo possiamo festeggiare oggi. Domenico, ho veramente 30 secondi, io invito però Francesco e Mara in studio, se venite da me quanto prima, per favore, in studio. Domenico, grande record. Sì, Eleonora, esatto. Facciamo questo regalo grazie a Francesco, a tutti i telespettatori di Storie Italiane. Eccola qui, la bicicletta dei record. Ve la facciamo vedere, ve la mostriamo e tutti si chiederanno perché c'è lo scarponcino attaccato. Francesco, dimmelo tu. Perché io avevo sempre la mania di essere ben attaccato ai pedali. Allora il meccanico ha avuto l'idea di mettere, a quei tempi non c'erano i pedali di adesso, ha avuto l'idea di mettere due attacchi e ha avvitato le scarpe sulla bicicletta praticamente. Avvitato per sempre alla bicicletta e anche a Mara adesso, grazie all'amore. Grazie, Mara. Mara, ditemi quando potete, allora, venite. Vai.